amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio ci occuperemo di uno dei programmi che animerà il nostro palinsesto autunno-inverno, ma anche primavera. Diciamo palinsesto 2023-2024, il giovedì sera alle 21 sul canale 19 del Digitale Terrestre ritorna un programma che i più conoscono. Avete già capito di che cosa si tratta? Io abitualmente do il benvenuto al nostro ospite in studio, invece questa sera dirò semplicemente: guarda chi c'è, Nicola Zarri, buonasera. Buonasera, grazie. Ben trovato. Allora, per chi non conoscesse la trasmissione, diciamo che cos'è Guarda chi c'è e qual è il suo obiettivo. Guarda chi c'è è un format televisivo nato per Fano e per i fanesi. È nato nel lontano 2008, quindi parliamo della 15ª edizione, ed è un format che vuole dare spazio a storie, racconti, aneddoti di personaggi fanesi, locali, e che hanno esigenza di essere vissuti, e capiti e rappresentati. E solitamente noi conosciamo magari lo sportivo o l'artista per l'evento finale, per il podio, per il premio, e con questo piccolo spazio vogliamo andare a mettere in luce il loro racconto, il loro percorso. E quindi, diciamo, agli inizi un po' del mio percorso, ma anche del percorso di Fano TV, quindi parliamo del lontano 2008, abbiamo creato questo programma, che poi nel tempo si è evoluto, è cresciuto, ma ha avuto, diciamo, un buon riscontro sia dal pubblico che anche dalle aziende che hanno creduto in questo progetto e che tuttora ancora continuano a crederci. Allora, 15ª edizione, però ci sono stati questi ultimi 3 anni di fermo. Che cosa è successo? Sì, purtroppo con la pandemia ci siamo dovuti bloccare, quindi abbiamo preso una pausa nel 2020. Abbiamo provato anche a testare una versione prettamente online, spostando un po' il focus su quelle che poi sono le nostre attività principali come agenzia, quindi dando spazio un po' al digital marketing con alcuni personaggi del settore, ed è stata un'esperienza. Poi negli ultimi anni abbiamo provato anche a spostarci su un'altra emittente regionale, ma abbiamo capito che il cuore di questo format è Fano TV, è Fano, e quindi oggi siamo nuovamente qua. Allora, hai citato l'agenzia, ma chi è Nicola Zarri, che cosa fa e che cosa fa la tua agenzia? Principalmente mi occupo di digital marketing, quindi ho una web agency composta da circa 4 professionisti più alcuni diciamo collaboratori esterni, e ci occupiamo di digital marketing, web marketing e personal branding, quindi abbiamo aziende e professionisti che diciamo hanno scelto il nostro team per affidarci il proprio brand, la propria attività di comunicazione. E come mai una web agency ha deciso di occuparsi di televisione? Ecco, qui torniamo nel passato. Quando sono partito, diciamo, con la mia idea, con la mia attività, ovviamente ero da solo e creavo eventi, facevo grafica pubblicitaria, e la vecchia direzione mi chiamò perché comunque aveva esigenza di una figura commerciale che potesse credere in questo nuovo progetto, quindi in questa nuova emittente Fano TV, e potesse creare degli spazi pubblicitari, spot e format. E quindi da lì siamo partiti. Ho avuto modo di conoscere la redazione giornalistica, ho avuto modo di vedere come funzionava una emittente locale, e anche toccare con mano quelli che sono poi effettivamente i riscontri anche dal lato commerciale dell'azienda. Quindi ho avuto modo di vivere
sia l'ambiente televisivo interno produttivo e giornalistico, sia il riscontro che c'era dal punto di vista del pubblico, ma anche dal punto di vista appunto dell'azienda, perché comunque come ogni altra emittente si sostengono attraverso la pubblicità. E quindi è stato un po' un connubio, un accompagnamento che ho ancora nel sangue, non ho voluto allontanarmi, un po' per appunto un'esigenza di richiesta dal punto di vista del cliente, un po' perché comunque ho visto che c'è un riscontro e c'è un'importanza, è un'attività locale, quindi una TV locale che porto nel cuore, quindi da quando è nata, e quindi ho piacere di poter continuare a riprendere con forza questo percorso. La TV locale che racconta la storia di personaggi locali, personaggi che a grandi linee possiamo conoscere tutti, ma altri che invece impareremo a conoscere, che racconteranno anche una parte di storia della nostra città, delle emozioni che i fanesi e non solo hanno vissuto. Dietro c'è un grande team, una squadra che lavora per te, e io direi di scendere anche un po' nei dettagli, no, di questa trasmissione, perché è una sorta di salotto itinerante. E pensando alle edizioni passate, c'è un personaggio che secondo te è rimasto maggiormente nel cuore del pubblico? Sicuramente sì, sono tanti i personaggi che abbiamo intervistato sia a livello locale che anche a livello un po' più internazionale. Mi viene in mente Platinette, il pallavolista Andrea Lucchetti, Massimo Viviano delle Iene, quindi abbiamo fatto dei percorsi anche un po' fuori dal personaggio locale. E mentre per quello che mi riguarda a livello proprio personale, il personaggio che mi è rimasto più a cuore è Filippo Tranquilli. Sì. E con Filippo, che è scomparso purtroppo 5 anni fa, se non sbaglio, e abbiamo avuto delle bellissime esperienze di collaborazione. Mi viene in mente il percorso culturale che ci eravamo inventati insieme a lui, la camminata da paura. Mi ricordo che lui passava in agenzia e col suo modo di fare esplosivo e simpatico ci proponeva le sue idee, e da lì partivamo a elaborarle. E quindi ecco, la sua intervista, ma anche proprio lui come persona, è rimasta a mente, a me e in particolare a tutti i ragazzi dell'agenzia. Sarà un salotto divertente, anche ironico, dove i personaggi comunque si racconteranno anche in una maniera informale. Ma come avviene la scelta degli ospiti? Beh, la scelta degli ospiti avviene un po' dai contatti che appunto attraverso i social, attraverso i profili che abbiamo creato nel tempo, un indirizzo di posta elettronica, un sito internet, qualcuno ci contatta e ci propone. Altrimenti la scelta viene fatta appunto da una redazione che valuta un po' il lato artistico, la storia da raccontare, il personaggio, quindi viene fatta ecco, una scelta da parte della redazione. E se c'è un sovrannumero di presenze, si pensa già alla prossima edizione? Beh, non siamo lungimiranti. Sì, sicuramente sì. L'idea è quella di poter in qualche modo portare avanti anche dei progetti per l'emittente che possano dare spazio e lustro alle storie. Abbiamo tanti giovani che fanno delle cose importanti, dei campioni, degli sportivi, e quindi siamo anche attenti a questi esempi, a questi modelli che a mio riguardo devono avere molto spazio. Dal 2 novembre su Fano TV in prima serata alle 21, e poi potrete vedere Guarda chi c'è, e poi le puntate verranno riproposte anche sul nostro canale YouTube, ma ci sono anche i canali appositi di Guarda chi c'è. Sì, esatto, quindi andrà in prima serata, poi ci saranno diverse repliche, quindi diversi orari, quindi chi non ha modo di vedere la puntata
in prima serata il giovedì, poi ci saranno diverse repliche, le repliche sono sempre scritte e aggiornate sul sito internet che è www.guardachicè.tv e poi abbiamo il profilo Facebook e Instagram dove cerchiamo di diversificare i contenuti, quindi su Facebook annunceremo l'ospite, su Instagram metteremo un po' più di backstage, quindi ci divertiamo, cerchiamo di portare avanti anche questo progetto in modo simpatico, divertente, perché penso che sia importante anche fare un lavoro dove si possa stare bene. E quindi ecco dei profili social, appunto attraverso il social media manager dell'agenzia cercheremo di aggiornare e tenere i contenuti sempre a disposizione di chiunque. In questi 15 anni c'è stato proprio un susseguirsi di presentatrici, conduttrici e conduttori. E qual è la novità di quest'anno? Ecco, la novità di quest'anno la possiamo svelare questa sera e possiamo dire che la novità sei tu. Ah, solo io? Guarda chi c'è! Guarda chi c'è! Eh sì, quest'anno sei benvenuta tra noi e speriamo di fare un bellissimo percorso insieme. Sicuramente sono molto emozionata, ma approfitto per ringraziare pubblicamente non solo tutta la squadra di Guarda Chi C'è, ma anche di Fano TV. Insomma, tutti voi mi avete offerto questa opportunità che io ho accolto con gioia, sono emozionatissima, non vedo l'ora di cominciare. Bene, io direi di fare i ringraziamenti conclusivi e poi di dare appuntamento ai nostri telespettatori. Va bene, io ringrazio a te ovviamente per aver accettato la nostra proposta per questa 15ª edizione. Ringrazio anche tutta la redazione di Fano TV per aver accettato questo binomio e tutto il team, tutto lo staff di Fano TV e tutta l'agenzia. Speriamo che questo binomio si possa trasformare in qualcosa di nuovo, di produttivo e di bello per tutti. Grazie allora a Nicola Zarri, a Zarri Comunicazione, e grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao! Guarda chi c'è qui con